Salve amici, mi chiamo Carmine Grimaldi. Visto che come voi pure io devo stare a casa, voglio condividere con voi la mia ricetta delle zeppole di San Giuseppe, anche perché a breve sarà la festa del papà. E ci occorrono 150 g di acqua che andiamo a mettere in un pentolino che va sul fuoco. In questo caso io ho una piastra di induzione, ma il fuoco è la stessissima cosa. Temperatura bassa, portiamo in ebollizione. Aggiungiamo 100 g di burro, preferibilmente cubettato in modo che è facilitato a sciogliersi. Poi, ancora per la ricetta ci occorrono 4 uova a 150 g di farina. E andiamo a mesciare il burro con l'acqua. Facciamo sciogliere un pizzico di sale. Ripeto, questa è la mia ricetta personale. E le possiamo fare sia fritte che al forno. Adesso le faremo in tutte e due le versioni. Poi ci occorre una bocchetta, un sacco a poche, una bocchetta dentata di un centimetro. Se non ce l'avete va bene pure un 0,6, magari dopo vedremo come possiamo aggiustare la cosa. Aggiungiamo pure una scorzetta di limone che serve soltanto per tirare via quel sentore di uovo e basta. Poi la togliamo una volta che l'acqua bolle. Ecco, la nostra acqua bolle, tiriamo via la scorzetta di limone, prendiamo la farina precedentemente setacciata e giù tutta di un colpo, finché non si stacca dalle pareti. Abbassiamo un po' la fiamma, facciamo amalgamare bene tutta la farina. È molto semplice, veloce, ma darà una soddisfazione enorme, almeno a me. Poi, ecco, l'impasto è pronto. Facciamo amalgamare bene, asciughiamo ancora un pochino. L'impasto deve presentare così. Perfetto. Adesso lo lasciamo raffreddare un pochino e poi aggiungiamo le uova. Nel frattempo possiamo preparare una crema pasticcera. Se non avete la ricetta, mi mandate un messaggino e vi mando la video ricetta della crema pasticcera. Ecco, la nostra pasta si è lievitita. Io nel frattempo ho diviso le uova una alla volta, uno a uno, ognuno nel proprio contenitore, perché mi è capitato che un uovo mi è uscito, diciamo, marcio e ho dovuto buttare via tutto l'impasto. Io adesso, facendo così, evito di ripetere lo stesso errore e la stessa brutta esperienza. In questo modo, allora,
mesciamo finché l'uovo non viene assorbito completamente. Non vi preoccupate, ci vuole un po' di pazienza. Se avete delle fruste a casa potete usare pure le fruste, lo sbattitore e via così finché non viene assorbito tutto l'uovo. Ci vuole pazienza, olio di gomito, ma questo avviene, non vi preoccupate. Ecco qua, il primo è andato. Via il secondo e così via. Anche l'ultimo uovo è stato inserito, è quasi pronto, ci vuole tanto olio di gomito, ma credetemi che la soddisfazione è tanta pure, è tanta 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 tanta. Ecco, impasto liscio, omogeneo. E adesso sac à poche e bocchetta. Adesso trasferiamo il tutto nel sac à poche. Ecco qua. Bocchetta da 10 e andiamo a procedere. Andiamo a procedere per la creazione. Noi, per comodità, io con un bicchiere faccio un disco, anche perché a mano libera non mi sento giotto, quindi, e poi su questo disco ci vado a creare la mia zeppola. Procediamo in questo modo. Stiamo all'interno del cerchio. Chi non ha bisogno di una guida lo può fare pure senza. E dopo andiamo a friggere. Friggitrice. A 170 gradi, se avete un termometro è meglio. Dopo vi faccio vedere la procedura per la frittura, ma penso che voi siete più bravi di noi. Le andiamo a staccare una ad una, così ci è più facile la procedura di frittura. Adesso friggitrice a 170 gradi e si procede. La friggitrice è pronta, prendiamo la zeppola a testa in giù e facciamo in modo che l'operazione abbia inizio. A testa in giù, così si forma quella crosticina croccante, in modo che a me piace tanto tanto tanto. Eccoci qua, mi scuso per il rumore, ma è la cappa, bisogna tirare via l'odore del fritto. Appena diventa dorata la giriamo un pochino fino a cottura ultimata, cioè il colore che piace a noi. A me piace un bel colore bruno,
Non so voi. Eccoci qua. Adesso le completiamo con un po' di crema, un po' di amarena e poi gnam gnam. Auguri a tutti papà e mandatemi dei commenti, grazie. Ce la faremo.